Due uomini armati e con il volto travisato hanno compiuto una rapina nella giornata di mercoledì 7 luglio nell'ufficio postale di Mendicino in provincia di Cosenza. Secondo le prime stime, il bottino si aggira attorno ai 30.000 euro. I due, approfittando di un momento in cui il direttore era al di fuori dell'area interdetta, lo hanno minacciato costringendolo a consegnare il denaro e quindi sono fuggiti. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando di accertare come i due siano fuggiti. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per cercare di identificare i rapinatori. Sull'episodio è intervenuta la sindaca di Mendicino, Irma Bucarelli, che ha subito contattato il direttore dell'ufficio postale per esprimere la propria solidarietà e vicinanza, oltre alla preoccupazione per un episodio criminoso gravissimo che ha messo a rischio la sicurezza e l'incolumità di tutto il personale e dei cittadini presenti. L'ufficio postale, a causa della rapina, resterà chiuso fino a sabato 10 agosto.